Bene, bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a vedere quali sono i 5 errori da non commettere quando si insegna il target al nostro pappagallo. Ho deciso di fare altri video sul target perché, come penso abbiate ormai capito, è davvero molto importante. Quindi, oltre a questo video, uscirà un altro video approfondimento riservato agli abbonati, quindi se siete interessati a saperne di più sull'addestramento e anche sulla gestione, insomma su tante altre cose, ma anche in particolare sull'addestramento, vi consiglio di abbonarvi al canale. Uscirà quindi un altro video approfondimento dove andremo invece a vedere quali sono tutte quelle strategie da mettere in pratica per ottenere il massimo dal target, quindi tutte le cose invece da fare. A proposito di abbonamenti, ci tengo a ringraziare Akis007 che si è abbonato al canale. Lo ringrazio in modo particolare perché mi ha scritto anche un bellissimo messaggio, quindi grazie davvero di cuore. Per me è sempre un piacere vedere che tenete al canale e quindi si è formato anche un legame che va oltre, quindi a questo schermo dietro la videocamera, e quindi la cosa mi fa davvero piacere e quindi davvero grazie. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per abbonarsi al canale a seconda della fascia che preferite. Detto questo, però, passiamo subito al video di oggi e quindi a quali sono i 5 errori da non commettere quando si esegue il target, cioè quando si insegna il target. Il primo errore da non commettere, che forse tanti fanno senza quindi anche rendersene conto, è quello di non far giocare il vostro pappagallo con il target stesso. Vi spiego meglio perché così è strano, lo so, però adesso vi spiego. Il target deve essere tirato fuori soltanto quando si vuole addestrare il nostro pappagallo o comunque quindi si vuole eseguire il target. Non bisogna far giocare il pappagallo con l'oggetto che si usa per fare il target. Io ad esempio in questo caso utilizzo le bacchette cinesi, sono economiche, cioè se andate a cena le prendete e non le pagate neanche. Cioè, pagate la cena, però non pagate le bacchette. E quindi c'è una lavata e poi sono veramente ottime, ma ne parliamo dopo. Quindi, cosa importante, non far giocare il nostro pappagallo con queste. Cosa si intende per giocare? Quindi non metterlo all'interno della gabbia, non lasciarglielo rosicchiare, perché comunque il legno ai pappagalli, come sapete, piace. Quindi questo deve essere soltanto quell'arnese, come si dice, che il vostro pappagallo deve beccare leggermente la punta per ottenere una ricompensa, quindi non deve essere un giochino da masticare. Perché cosa succede in tal caso? Succede che quando voi andate col bastoncino davanti al becco del vostro pappagallo per fargli eseguire il target, lui che fa? Non pensa a dargli una beccatina per ottenere la ricompensa, come è giusto invece che faccia, ma pensa ad acchiapparlo perché lo vede come un gioco da masticare e quindi dipende anche dal pappagallo che avete, ad esempio Giorgio lo prenderebbe e inizierebbe a rosicchiarlo. E una volta che lui l'ha afferrato col becco, vi assicuro che non glielo levate. Una calopsite ce la fate perché non sono così mordaci, cioè quando beccano non è che stringono forte e non lasciano andare via. Altri pappagalli invece sì. Quindi mi raccomando, il target, cioè ovvero questo oggetto, non deve diventare un giochino da rosicchiare, ma il target deve essere sinonimo di ricompensa per il vostro pappagallo e quindi deve leggermente beccare la punta per ottenere la ricompensa. Il punto numero 2 si basa sulla scelta del target e quindi scegliere un target della misura adatta rispetto al vostro pappagallo. Io vi ripeto, vi consiglio di usare le bacchette dei cinesi, queste qua, perché sono una misura veramente perfetta, cioè per lunghezza, per circonferenza, vedete, sono proprio belline, fini, quindi questa bacchetta puoi usare con la maggior parte dei pappagalli che ci sono, cioè magari, non so, per pappagalli di proprio di grandi dimensioni, forse una bacchetta leggermente più grande, però insomma potete farlo anche con questa. Però diciamo per tutto il resto dei pappagalli, quindi di piccole, medie e medio grandi dimensioni, questa va benissimo. Ma il problema non sta tanto nel farlo a pappagalli più grandi, perché i pappagalli più grandi sono meno sono timorosi, diciamo, delle cose. Quindi se avete dei pappagalli di piccole dimensioni soprattutto, non potete arrivare lì con una stecca, con un ramo gigante e naturalmente si spaventa, cioè se è più grande lui si spaventa. Quindi mi raccomando, le bacchette non devono intimorire il pappagallo, quindi questa è perfetta perché anche la punta è veramente piccolina, quindi basta una beccatina e è perfetto. Mi raccomando, attenti alle dimensioni, non prendete roba troppo grossa che possa spaventare e intimorire il vostro pappagallo e quindi non spronarlo a beccare la punta del target. Un'altra cosa da tenere in considerazione è di non insistere troppo. Vedo spesso dei commenti in cui qualcuno di voi ha
difficoltà quindi nel target. E molto spesso si tende a pensare che se il pappagallo non recepisce subito il target, quindi ci sta mettendo un po' più tempo magari, ma in realtà secondo me è il tempo normale che ci mette, perché non è proprio così istantaneo, cioè sono sì intelligenti, però naturalmente ci vuole il suo tempo. Non tendiamo ad insistere troppo. Che vuol dire? Vuol dire non fare sessioni troppo lunghe, cioè non è che se in un giorno fate mezz'ora di target, lui in quella mezz'ora pensa soltanto all'addestramento, cioè lui magari pensa 10 minuti addestramento, il resto dei 20 minuti cioè si frega altamente, anzi diventa anche stressante. Quindi il troppo non fa mai bene, il troppo poco non fa mai bene, quindi mi raccomando le giuste misure e non insistere troppo. Se vedete il pappagallo è stanco, se vedete che ha smesso di seguire, se vedete che è distratto, lasciate perdere e aspettate magari un'altra mezz'oretta e riprovate altri 5-10 minuti. Però non fare sessioni troppo lunghe, perché tanto non ha senso. I miglioramenti si vedono giorno per giorno e non in un'ora di addestramento in un giorno. Cioè, si vede nel tempo, a piccole dose, però ripetute tanti giorni. Un'altra cosa, quindi, legata a non insistere troppo, è il non avere furia. Quindi questo è il quarto punto, non avere furia. Cosa si intende? Si intende quindi non aver furia di iniziare l'addestramento al target, perché va bene che è fondamentale, però se il pappagallo non è ancora svezzato e ha 2 mesi è inutile stare a insistere sul target. Quindi non abbiate furia, perché il pappagallo ha una vita, se tutto va bene naturalmente, abbastanza lunga davanti, non c'è da avere furia. Non bisogna naturalmente aspettare troppo, perché quando il pappagallo è giovane naturalmente recepisce di più, però non quando è troppo giovane. Quindi una volta il pappagallo completamente svezzato potete iniziare a utilizzare il target. Quindi prima alzare e scendi per iniziare a capire le ricompense e poi il target una volta svezzato. Ultimo punto, ma non meno importante, è di non sottovalutare il target. Molto spesso si tende a bypassare quindi le fasi un po' più noiose per arrivare a vedere il pappagallo che fa giochini, che fa i trick, perché naturalmente è più divertente sia da vedere sia da fare che poi da mostrare, diciamo. Però come per tutte le cose ci sono degli step che non si possono saltare, non si può costruire una casa senza fare le fondamenta. Classico esempio, sarà venuto a noi a tutti, ve l'avranno fatto 1000 volte, però è vero. Quindi mi raccomando, insistete molto sul target, non tirate via, quindi assicuratevi che il pappagallo lo abbia imparato prima di passare oltre, quindi non che abbia soltanto imparato a beccare il bastoncino quando glielo mettete davanti al viso, ma deve aver capito che se spostate il target lui deve seguire, se lo andate lì lui deve andare lì. Cioè, una volta che ha capito tutto questo potete andare avanti. E poi il target non va completamente abbandonato. So che una volta imparato il pappagallo comunque segue anche le mani. Diciamo che il target poi diventano anche le mani, cioè non c'è bisogno sempre della bacchettina per far salire il pappagallo sulla mano, ad esempio. Però ogni tanto fa sempre bene riutilizzare anche il nostro caro bastoncino e fare il target vero e proprio, quindi anche le esecuzioni più semplici, però rimetterle sempre in mente per tenere il nostro pappagallo sempre attivo e pronto, in modo che possa recepire sempre il target. Quindi non abbandoniamo il target, riprendiamolo sempre e insegnatelo per bene. Passateci un po' più tempo, so che è un po' più noioso magari all'inizio, però va fatto e fa bene al vostro pappagallo. Quindi pensate non al presente ma anche al futuro, perché comunque, come vi ho detto anche nello scorso video, è un elemento veramente importante per la formazione del pappagallo, per la sua disciplina generale. E quindi se volete insegnare al vostro pappagallo a fare i giochi, i trick, va insegnato il target. Quindi se ancora non avete insegnato il target al vostro pappagallo, vi mando al video che feci quasi ormai un anno fa. La qualità sarà un po' quella che è, però comunque è un video veramente ancora valido, quindi mi raccomando, se dovete insegnarlo andate a vedere quel video e poi tornate qui a vedere questo. E niente, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vedremo l'altra parte con chi vorrà quindi abbonarsi. Vi lascio come sempre tutto qua sotto in descrizione. Magari più in qua mi verranno in mente altre cose. Questi erano giusto questi 5 punti che mi sono venuti in mente adesso. Poi l'argomento pappagalli è molto ampio e si evolve sempre, non è una cosa statica. Ma con il tempo posso venire fuori nuove cose, mi posso ricordare di nuove cose. Questo mondo è in continua evoluzione e noi seguiamo quindi l'onda.
e quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, vi lascio tutto sotto in descrizione, ora muoio, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e ciao a tutti.